Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi trovo in questo bellissimo Badia Coltibuono, qui in Toscana. Molti di voi mi hanno chiesto come faccio queste riprese particolari in 360 gradi, mi hanno chiesto ancora info su tutti gli accessori che ho montato per la moto e in questa location vi farò vedere tutto quello che mi avete chiesto, però prima sigla. Partiamo dalla telecamera 360 gradi. In questo momento io sto registrando con lei, con la Insta360 One X2. Perché ho scelto questo? Perché lei, come vedete, adesso sto registrando a me, ma in questo momento sta registrando a 360 gradi. Quindi, dopo che io ho filmato, quando vado a fare la post-produzione, sia attraverso l'app dedicata sul telefono oppure attraverso il software dedicato per il PC, posso decidere quale inquadratura. Per esempio, io adesso voglio che l'inquadratura si sposti lassù, verso la torre. Vedete? Adesso io voglio che torni verso di me e in questo momento vi faccio inquadrare la mia Fuji X-S10 che ho comprato da poco, che è la telecamera che uso per riprese da terra. Fotocamera piccolissima, compatta e funziona alla grande, è un piccolo gioiellino. Adesso ritornando verso di me, come vedete, questo è il funzionamento della Insta360. Vi faccio vedere adesso da vicino, attraverso la mia Fujifilm, com'è fatta. Ci sono le due telecamerine, una di qua e una di qua. E perché quando io faccio riprese la parte di sotto non si vede? Perché il software, attraverso queste due telecamerine, fa scomparire la parte qui di sotto. Fa una specie di cucitura, infatti si chiama stitching, che vuol dire cucitura, e il software praticamente ricucisce le due riprese fatte da queste parti e da questa parte senza far vedere l'asta centrale. E questo, anche questo, è un piccolo gioiellino di tecnologia. Uso anche la GoPro 8 che ho in questo momento non ho e la uso spesso quando faccio un viaggio, la metto qui sul casco e ho collegato il cavetto attraverso il microfono interno che ho installato dentro il casco per poter parlare lì dentro. Non sono uno che fa molti vlog attraverso la moto, tipo come tanti altri YouTuber che vedete in giro, ma ogni tanto quando voglio di parlare mentre vado in moto lo faccio e ho il GoPro 8 che mi dà supporto. Per quanto invece riguarda le riprese aeree, attraverso questo video vi faccio vedere intanto la bellezza di questo posto meraviglioso che è Badia di Coltibuono, qui vicino nel Chianti Senese Aretino. I trust what I'm given when faith still needs a gun. Whose ammunition justifies the wrong? And I can't see from the backseat, so I'm asking from above. Can I trust when the clouds fly? Ecco, ritornati a terra. E questo è il mio piccolo uccellino volante che fa le riprese aeree. È naturalmente un DJI, il Mavic Air, la versione 1, tutto personalizzato a Harley Davidson naturalmente. È un piccolo gioiellino. Adesso è già uscito anche il Mavic Mini 2, che è ancora meglio. L'unica cosa è questo. L'uso molto più volentieri perché, nonostante sia pesante e ha molte più restrizioni rispetto ad altri droni, ha il follow me, cioè con questa telecamerina io posso selezionare il soggetto e lui automaticamente segue l'inquadratura su quel soggetto.
è veramente un bel gioiellino. Ma ritorniamo a noi, ritorniamo alla mia moto. Qui sopra vi lascio il video delle modifiche che ho fatto, il primo video che ho fatto, delle riepilogo di tutte le modifiche che ho fatto. Faccio un piccolo riassunto delle modifiche che avete già visto in questo video qua. Dopo vi parlerò delle modifiche che ho fatto dopo. Come vi ricordate nel video precedente, questo è lo scarico dell'Avance Nice Stainless 2-in-1 Setup. La sella da Sederman con il logo personalizzato oro. Il copri frecce della Track and Dry. Le frecce della Barracuda. Questa qui praticamente io l'ho verniciata di bronzo. Le pedaline della Moons NC, molto belle per me e molto comode. Le manopole Harley Davidson. Questo ormai ve l'ho parlato in lungo e largo, il dispositivo Ride by Wire School, selettore delle mappe. La console centrale in carbonio di Lucas Carbon. Le viti di MZ Light per una maggior sicurezza. E qui poi abbiamo il riser da 6 pollici della Dynamite Crew, borsettina da viaggio della GE Letter Design, le manopoline frizione e freno, più ho messo i cavi gialli, della Wire, è solo un fatto estetico. E come novità abbiamo il paradatatore della Iris San Diego, preso direttamente in America, e il crash bar di Marco Stripoli, completamente personalizzato, non so se si vede perché è un po' sporco. Molto bello. Il faro l'avete già visto, vi lascio il link del montaggio, non è della Moon NCT. E poi naturalmente il cupolino e le paramani della Memphis Shade Road Warrior. Ne ho già parlato in un altro video, vi lascio anche questo il link in descrizione, così potete vedere sia il montaggio che anche la recensione rispetto al windshield della Denton. Ecco qua, questo è tutto, tutti gli accessori che ho montato più quelli nuovi che avete visto, sia il cupolino e il paramani. Per ora non c'è altro, perché comunque la moto secondo me è già bella così. L'unica cosa che mi piacerebbe fare è almeno lo stage 2, che forse l'anno prossimo farò, vedremo, però la moto già è molto potente così. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale, mettete la campanella, mettete un like e seguitemi anche su Instagram e su Facebook. Ciao ragazzi, al prossimo video.